basta. Vai. Lei è, tanto se mi ripete il suo nome. E lei è stato vittima di una rapina, giusto? Sì. Ci racconta cosa è successo? Non lo so, mi hanno chiuso la palla prima, entro tre persone di cinese, se chiedere una mano, allora, che ora chiudi, io dice adesso la chiudi, subito cadere cos'è. Era la prima volta che succedeva? Non l'ho visto anche prima. Come mai, come si spiega tanta violenza? Volevano qualcosa di specifico? Risponda pure in cinese, dopo facciamo che traduca. Il cappello, la gola, il cappello con te, chiedi io, vado sopra. È così. Ma cos'è che volevano? Non lo so, vado sopra. Vado sopra perché io vado sotto. Uno alla casa, vado sopra. Chiedo a moglie, vedete scherzo. Soldi? Sì. Ma come funziona? Molto spesso si dice che i cinesi tra di loro se ne combinano un po' di tutti i colori. È vero? I suoi, voi avete ricevuto minacce, c'è un del pizzo, c'è del racket, c'è della malavita nel mondo cinese che magari gli italiani non capiscono, non vedono. No. Come io italiano uguale, anche mai ti avevo tutti voi italiani. Cioè non c'è della malavita sommersa, non vi chiedono il pizzo, non c'è commercio illegale. Se vi succede qualcosa voi la denunciate di solito? Ok, so prima... Io che se succede qualcosa dovete fare denuncia, che se denunciare, chiamare il 112. Può ripetercelo bene, un pochino più chiaro, così magari anche nella sua lingua, così per i suoi connazionali. La lingua? In cinese, se ce lo dice, se può dire ai suoi connazionali che magari vedono la televisione, che se c'è qualche... se aggressivo. 第一报警，没机会报警了，你就死在枪里面。No, credo che se è successo come queste cose, se hai ancora occasione di fare denuncia, prima fare denuncia, se no deve. Moto. Deve fare qualcosa con il come si chiama che fa la rapina.